Salve a tutti. Ciao. Dove siamo oggi? Negozio di Ginza che tratta tutti i prodotti di Nara. Tutti i prodotti della prefettura di Nara, sia dal punto di vista dell'alimentare sia dell'artigianato. Questo qua, per esempio, è il natto, cioè quello lì che fila, che abbiamo mangiato tante volte, dai Buzzu di Nara. Perché a Nara c'è questa statua enorme, grossa 18 metri, dentro il Todaiji, e che quindi è un po' il simbolo di Nara, che fu eretta contro una grande epidemia di vaiolo. Questo sarebbe buono, no? Oshigaki bastava però Oshigaki, Oshigaki sono i cachi, sono i cachi secchi. Questo è interessante, 1044 yen, non è poco, Va tenuto sotto un frigo? E non lo possiamo comprare oggi? No, Magari dopo. Dopo quando torniamo? Questi sono oshigaki, no? Questi sono i cachi seccati, essiccati. Vedete però il cacco? Metà secco. Metà secco, tra l'altro. Sì, vedete il cacco? Ah, sì. Hanne vuol dire mezzo crudo, sì. I cacchi, quando li mettono in questa posizione, in queste scatole così, diventano quadrati. Ed è per questo che vedete spesso i cacchi quadrati in Giappone. Questo qui che è? Cream cheese, questo è probabilmente il Philadelphia. Questo è... che c'è qui dentro? Tamarizuke, che roba è? Quando fa la salsa di soia. Sì. Una cosa... Ma un prodotto della tipo della fermentazione della soia, così come questo qui, guarda, qui c'è scritto Nara, Narazuke e cream cheese, stessa cosa, quindi Narazuke praticamente sotto tsukemono, tipo sotto aceti di Nara. A Nara, oltre il Daibutsu, ci sono anche i cervi, ora qui non c'è, ma probabilmente qualcosa sui cervi troviamo. Sezione di sake da tutto il Giappone, conosci qualcosa qui? A questo qui, ecco, vedete quello che dicevo? Harushika, tra l'altro. Il cervo di primavera di Nara, questo qui, perché a Nara ci sono i cervi sacri, che nel 1860 erano circa, sai quanti erano all'inizio del periodo Meiji? Erano circa 20, 21 se non sbaglio, adesso sono più di 1300. Poi, qui c'è, questo è umeshu, yuzu shu, quindi praticamente non è umeshu, è il liquore di yuzu, e l'umeshu è qui, eccolo qua, questo qua, e questo qui è sempre yuzu, sì. L'umeshu, liquore di prugna che piace a tutti gli italiani che vengono in Giappone, sempre dai Buzzu, vedete, qui torna ancora il cervo, qui sake. Tutto sake, non c'è neanche uno shochu tra l'altro qui. I dressing in Giappone sono una cosa famosissima, vedete quanti tipi di dressing ci sono. Questo qua, questo è uno dei più buoni di tutti, dei miei preferiti, al sesamo. Salse di soia aromatizzate, eccetera. Che mi dicevi prima qua che è interessante questo qua, dicevi? Budino di Daibutsu. Questo è un budino? Oh. Il budino del grande budino. Cioè tutto questo qua è un budino? Sì. Cavolo, quanto è grande? Daibutsu, guarda che roba. Questo invece che è? Aburage? Tofu fritto, sì. E questo è okara, giusto? Sì, okara, eccolo qua. Okara praticamente è un prodotto di scarto comunque della produzione del tofu, comunque alla fine non si usa e viene venduto così a praticamente niente. E sapete che ci viene? Dillo te. Che cosa ci facciamo noi a volte? Ah, panzanella. Tipo panzanella, perché questa consistenza qua è quella del pane bagnato che fai con la panzanella. Ecco il tsukemono, ma ci sono anche di più di là, mi sa, vero? Dicevamo prima dell'artigianato, vedete qua tutte queste bellissime. Queste sono in legno, molto belle, è stato bello, sempre in legno, anche qui. Qui c'è tutto il settore del tè, qui sotto, e qui sopra dei senbei, dei snack alla giapponese, eccezionale anche questo qua. I senbei che sono dei salatini fatti con il riso, cioè dal riso anche questo. Guarda questo, mamma. Questo è sesamo però, sembrano caramelle mu, ma in realtà sono caramelle tipo mu a gusto sesamo. Questo è un dolce, dentro c'è l'anco, Monaca c'è scritto lì, sì. C'è dentro la marmellata di fagioli, come tutti, la maggior parte dei dolci giapponesi. Come questo qua che è Yokan, che è sempre marmellata di fagioli giapponesi, e le immancabili gelatine, eccole qua. Questo è bello però, eh. Akusomochi è buono questo qui, Sembra, vabbè, non dico che sembra, però è interessante. Questi sono degli tsukemono, diciamo, tipici di Nara, Narazu che mettono, che praticamente, diceva Yuri, vengono fatte con un prodotto di scarto della produzione del sake, quindi sono sotto, quindi hanno un po' di sapore di sake. Questo è Benishoga, questo è il classico. Questo qua invece, Okura, Kyuri, questi sono cetrioli sotto miso. Guardate qua quanti ce ne sono. E poi abbiamo queste preparazioni che sono da mettere
Queste si mettono sopra il riso, no? Sì. Queste vado a mettere sopra il riso. E qui abbiamo del tofu. Questo è tofu di che? Di goma tofu, quindi tofu di sesamo che a me piace in maniera esagerata. A te qual è il tipo di tofu che ti piace di più? Goma tofu, poi anche di edamame. Ah, edamame, ah, buono. Anche prodotti, vedete, di artigianato come zori e queste cose. Ah, questi sono quando andate nei santuari e nei templi che vi fanno il timbro. Rosario buddista, queste figure qua. C'è anche la frutta, ecco, vedete i cachi? Eccolo qua, vedete il caco che forma che ha? Interessantissimo, sono rimasto sempre molto colpito da questo. Questi sempre altri dolci, i dorayaki che abbiamo preso, vero? Che abbiamo preso noi per ora. Questi dorayaki sono al 20% di sconto, che tra l'altro costano tanto, costavano questi dorayaki, però dice sono molto buoni. Costavano 4 euro l'uno, che non è poco per dei dorayaki. E questo qua invece, vedete, sono i polaretti praticamente. Ume chiu chiu, praticamente è un succo di prugna, ma questo si mette dentro il freezer so. E si mangia come fosse un ghiacciolo. Sono i polaretti giapponesi, vedete? Questo piace mio. Piace mio, abbiamo comprato per quello. Per prima volta che compriamo quello di prugna. Vabbè, magari però sarà dolce, no? Sicuro, no? Questo è per fare il riso, vedete, molto interessante, le bacchette. Questa qui, vedete, è pasta. Somen, diventano un po' più grandi di questo, però sono così piccoli. Come cappellino. Come capellini, sì. E questo è il riso che costa 2 kg, costa circa 10 euro. C'è anche la birra, ma soprattutto quello che volevo far vedere sono i ventagli. Guardate bene, queste uchiwa sono i tipici ventagli estivi che servono per rinfrescarsi, diciamo, dalla calura estiva. E i ventagli classici, guardate belli che sono. Guarda belli questi uchiwa che sono. Infatti questo uchiwa qua costa 600 euro, come potete vedere. Va bene, direi che possiamo andare a pagare? Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, a lei è piaciuto sicuramente. No, che... Io ci voglio ritornare per mangiare. Lei ci vuole ritornare per mangiare, guardate. No, c'era anche un piccolo ristorante. Quattro posti, no, no, c'ha un banco. Per, insomma è interessante, poi anche Kakino Hatsushi è buono. Vabbè, perfetto, vedete qua sono sempre degli spunti troviamo di cibo quando andiamo in giro. Questa qua è Ginza, bellissimo, vedete qua, adesso andiamo a mangiare per dei video che vedrete tra qualche tempo, non so quando lo vedete questo, comunque grazie a tutti, al prossimo da Giappone, ciao ciao! Ciao ciao!